approccio Munoz parla del divorzio difficile tra Raul e l'ex moglie. Rocio Munoz Morales, la separazione difficile di Raul con l'ex moglie e i pregiudizi sulla loro storia. Rocio Munoz, intervistata da Vanity Fair, parla questa settimana della sua vita sentimentale e di quella da neomamma. La separazione di Raul Bova, suo attuale compagno, con l'ex moglie è stata difficile per entrambi. I giornali, come spiega la modella, spesso si limitavano a fare delle ipotesi senza però tenere conto della loro vita reale. Giovane, bella e straniera, spesso molti le cucivano addosso un ruolo che in realtà lei stessa afferma di non aver mai ricoperto. Le sue giornate con Raul sono tranquille e serene, a lei piace molto leggere e i momenti tristi e difficili li abbatte ballando nel salotto insieme al suo compagno. Rocio Munoz, con Raul Bova è il sogno di una famiglia allargata. Le separazioni sono difficili per qualunque coppia, dichiara nell'intervista Rocio, ma ho smesso di leggere quello che i giornali ipotizzano senza sapere. Riferendosi alla fine del matrimonio di Raul, la Munoz spiega che, a volte, le cose semplicemente cambiano, così come i rapporti di coppia. In questa storia, dunque, non c'è un colpevole, ed è questa la verità. Adesso il suo desiderio più grande è quello di una famiglia allargata insieme a Raul dove poter stare finalmente uniti. Per fare ciò, aggiunge poi la stessa, bisogna però crederci ed essere pazienti. La nascita di Luna, ricominciare grazie a Raul. Rocio, prima di incontrare il padre di sua figlia, racconta di aver passato un brutto periodo. Un amore sbagliato l'avrebbe spinta ad isolarsi e a non godersi più quello che la circondava. Non riusciva più ad apprezzare le piccole cose, fino all'arrivo di Raul. Ha scelto di chiamare la sua bimba Luna perché voleva darle un nome che fosse uguale sia in spagnolo che in italiano e, inoltre, perché lei la Luna è tornata a guardarla proprio grazie a Raul e alla sua nuova vita con lui.